Bentornati all'Avvocato in Famiglia. Oggi proseguiamo con gli affitti, gli sfratti. La scorsa settimana abbiamo parlato di affitti, come si regola, quello che si può fare, non si può fare. Oggi invece parliamo della parte degli sfratti. E ne parliamo sempre con il nostro avvocato Antonella Ziosi. Bentornata. Grazie, bentrovati. Dunque, l'altra volta abbiamo parlato di affitti, come fare un contratto, quello che si può fare, non si può fare. Ora veniamo alle note dolenti. Le abbiamo messe dentro casa, le abbiamo messe dentro casa. La prima domanda che mi viene così subito in mente, visto che abbiamo avuto il Covid, che molta gente non ha potuto lavorare, insomma ha avuto dei problemi, questo può essere una causa per sfrattare una persona? Allora, di sicuro per sfrattare, cioè il presupposto dello sfratto è comunque la mancata morosità o la finita locazione, nel senso che il contratto è giunto a termine. Ci sono stati appunto degli eventi eccezionali, come una cosa come il Covid, che non abbiamo mai visto, che però ci servirà, diciamo così, per il futuro, se per caso qualche altro cataclisma, non so, ci c'entra un meteorite, ci invadono gli alieni, può sempre capitare. Può capitare. Dopo questa direi di sì. E quindi dove abbiamo preso contatto con un'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ovviamente i casi riguardano più i contratti di tipo commerciale, quindi di tipo i negozi. Pensiamo alle attività che per il codice Ateco che avevano sono state costrette a subire la chiusura. Mesi di chiusura. Appunto. E diciamocelo, dall'altra parte non ci sono stati dei grandi ristori da dire che tu ti potessi permettere di stare chiuso e pagare l'affitto stando chiuso. E di conseguenza si è creato il problema, quindi soprattutto per la parte commerciale, della mancata fruizione di quello che è l'oggetto del contratto di locazione. Cioè io ho un negozio di parrucchiera, non posso fare la parrucchiera, pensiamo se no ai ristoranti, cioè, ma per dirne tantissimi, perché a ciclo sono quasi stati tutti chiusi tranne gli alimentari forse, certo. E non ho potuto guadagnare e di conseguenza avevo un'impossibilità di godere quel bene. Quindi si è detto che sicuramente non fa venire meno, si è parlato innanzitutto della possibilità, quindi se qualcuno fosse ancora in giro che litiga col proprietario, di non pagare i mesi clou, quelli più forti, che furono subito l'inizio, quindi marzo, aprile e maggio. Ma 2020. È stata fatta un decreto, una legge che ti dava la possibilità di non pagare o è un accordo che... No, allora è abbastanza diffuso dal punto, diciamo, di vista giurisprudenziale, laddove le sentenze del tribunale hanno sopperito una mancanza normativa, perché in realtà il governo nei suoi vari decreti, e quello è stato un momento veramente di grosso studio, perché ogni 20 giorni ne usciva uno per cercare di gestire la situazione, si era detto chi paga il canone ha in un qualche modo un credito d'imposta, cioè che poi me ne faccio fino a un certo punto, nel senso che tra l'altro va da sé che devo pagare il canone, tu mi riconosci un credito d'imposta, non ho guadagnato, quindi quel credito d'imposta su che cosa lo sconto? Va bene, okay. Beh, sono quelle cose italiane che sono bellissime, sembra che ti diano... Esatto, e una poi gran alla fine... mano, poi alla fine invece se ti dessero del cash, cioè dei soldi, delle cose vere, forse avrebbero risolto il problema. Quindi si è detto, non si può determinare il fatto di non pagare integralmente, però si può stabilire che il conduttore ha sicuramente il diritto a una riduzione del canone di locazione, perché ovviamente... Per un determinato periodo, esatto. Non... Poi lo si può considerare anche per il futuro, cioè si può dire si è ripartiti male, quindi questa è una condizione che porta le parti a risedersi al tavolo e a ridiscutere la cosa. Ora, è chiaro che come dicevi tu non c'è una normativa che obbliga in tal senso, per cui tu non puoi costringere il proprietario a sedersi al tavolo e trattare. Diciamo che, visto che tra l'altro nell'ambito di questi contenziosi è obbligatorio, prima di andare davanti al giudice, sperire il famoso procedimento di mediazione, il tentativo di mediazione, che sarebbe bello sedersi al tavolo lo stesso. Cioè se io difendessi te proprietario e tu mi dici assolutamente a me non interessa che abbiano avuto il Covid, siano stati chiusi e quant'altro, io non scendo di un euro dal canone di locazione, secondo me è una cosa poco conveniente, nel senso che poi vai davanti a un giudice
che ti dice: ma come si fa a essere così insensibile? Quindi rischi di essere in un qualche modo sanzionato dal giudice stesso, quantomeno sulle spese legali. Quindi, capito, non è detto che tu abbia ragione. Però non può obbligarmi a scendere. Se io dico no, o mi dai l'affitto oppure sei libero di andare dove esatto. vuoi, posso farlo. Io non ti scendo, assolutamente sì, non c'è assolutamente nessun obbligo. Diverso invece è il caso di applicare il Covid a un contratto di locazione di tipo abitativo, perché in realtà nelle nostre case siamo stati chiusi dentro, giusto? Certo. Quindi non puoi dire che non ho usufruito dell'accordo. Si creano semmai problemi, e anche lì è determinato dalla libertà di contrattare delle parti, di trovare un accordo per risolvere il problema, di ad esempio lo studente che doveva venire a Bologna a studiare, che è stato bloccato dal Covid, quindi non si poteva più muovere dal suo paese di residenza, quell'appartamento preso in affitto per, come studente, per andare appunto a studiare, essere comodo all'università, non l'hai più usufruito, certo. Non hai più usufruito, quindi i casi sono ovviamente residuali e minori rispetto alla locazione però commerciale. Ci possono essere anche casi di persone che erano commessi nella famosa parrucchiera che dicevi, che è stata 3 mesi chiusa senza prendere o prendere poco, e non ha avuto la possibilità di pagare per intero il canone. Lì c'è una possibilità di dialogo, è la stessa cosa sempre? C'è un canone pagato, non pagato perché non ho i soldi, perché non ho lavorato sostanzialmente. Esatto. Lì è sempre determinato dal buon senso delle parti, dal fatto di sedersi a un tavolo, di dire: hai avuto difficoltà, quindi magari per questi mesi me li dai ratealmente piuttosto che mi dai meno, però ovviamente siamo sempre lì. Una norma che espressamente prevede una determinata cosa, o questo, quell'altro, bianco nero che sia, non c'è. Quindi di conseguenza il proprietario, se in maniera integerrima dice: no, tu mi devi 500 euro ogni mese, che tu sia stato a casa col Covid e non abbia guadagnato, non è un problema mio, tu me li devi dare, perché se no, con la mancato, anche solo, perché le formule contrattuali in genere sono così, pagamento anche solo di un canone di locazione, tu puoi procedere allo sfratto della persona. Quindi basta saltare un mese che in teoria il proprietario può attivarsi. Apriti cieli. Lo sfratto è molto più semplice e veloce verso un'azienda rispetto a un abitativo, no? Sì. Perché ci sono famiglie, ci sono figli, perché so di persone che hanno sfrattato famiglie, ma ci hanno messo. Sono anni che sono ancora lì e queste non pagano. Sì, allora sostanzialmente sicuramente il commerciale innanzitutto ha una velocità, diciamo la procedura è esattamente la stessa, quindi tempi di udienza, notifiche, cose, procedure. Il problema qual è? Che innanzitutto in prima udienza, se arriva l'inquilino di una casa, di un'abitazione, e dice: ah, sono in difficoltà, giudice mi dia il termine di grazia, che sono 90 giorni, quindi 3 mesi, il termine di grazia è obbligatorio concederlo da parte del giudice, quindi il giudice gli dice: vabbè, ok, oggi è, che ne so, una data particolare, tra 3 mesi, ci vediamo tra 3 mesi e vediamo se hai pagato, se no convalido lo sfratto. Molti... E intanto ce ne sono andati 3 mesi. Esatto. Giusto? No, pagano, come no? No. Tu dici che è una scusa. No, e intanto sono 3 mesi, posso chiedere altri 3 mesi? Beh, se ti potessi dire la percentuale delle mie case in genere, vabbè, comunque. Io mi ritrovo e chiedo altri 3 mesi, no, ho dei problemi. Una volta sola. Quindi tu vai avanti tipo da gennaio ad aprile, perfetto, ok, o da luglio a ottobre. Quando però arrivi aprile, ottobre che sia, tu, se non hai pagato, devi andare via e vieni convalidato. Però sei stato dentro altri 3 mesi a UFO, a sbaffo. Intanto. Ok. Il proprietario non ha goduto del suo immobile, ci mette, ha maturato un ulteriore credito e ha l'immobile ancora occupato, e quindi i tempi si allungheranno. Tra l'altro pensa che quando c'è stato il Covid c'è stata tutta la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, perché oddio, la gente, non possiamo buttarli in mezzo alla strada, anche perché c'era anche la paura di vai in casa di questi che hanno magari questo batterio micidiale, quando sì, ancora erano. Quindi se mi tossisce, se oddio, un po' accalorato dal momento mi starnutisce in faccia, io sono rovinati. Morto. E quindi, per non saperne leggere né scrivere, hanno sospeso tutto.
Però ecco, per dire, dopodiché c'è il commerciale, cioè quindi nel senso c'è l'esecuzione. Nel commerciale arrivi tu che hai un negozio, dici guardi, ho avuto la crisi, c'è stato il Covid, qua di là, posso avere 3 mesi un termine di grazia per sanare, e il giudice ti dice, se il proprietario dice di no, no. Okay. Quindi alla prima udienza in teoria uno sfratto per una locazione di tipo commerciale si può convalidare. Quindi già lì, la prima volta subito, che tu non ci sei, io arrivo col furgone, carico tutta la roba, oppure la metto in mezzo alla strada, non ci può fare. No, non è, sì, e poi arrivo, cambio il barilotto della serratura esatto, e vai. È mia la casa. Sì. Non paghi l'affitto, prendo tutto i tuoi televisori, te lo sa, esatto, lo sai che in realtà cioè vai dalla parte del, passi dalla parte del torto, lo so, allora. Mi rendo conto, tant'è che adesso quando si fanno i contratti io consiglio sempre, poi molti fanno quei moduli prestampati, fanno quelle robe che si tirano giù da internet e che sono un po', vanno un po' bene per tutti i gusti e tutte le stagioni, ma bisogna anche mettere automaticamente che se per caso quando c'è lo sfratto piuttosto che liberano l'immobile perché vanno via, se ci rimane qualcosa dentro, la famosa formula libero da persone e cose, se rimane qualcosa dentro, tu proprietario che ti sei ritrovato il divano rotto, lo puoi cacciare via, oppure se invece il divano è molto bello, difficilmente, te lo porti a casa, ma che non salti fuori un domani l'inquilino dicendo c'era il mio divano, dove l'hai messo, perché poi ripeto passi ancora dalla parte del torto, te ti trovi ora ce l'avete con me dei rottami che non hanno portato via e non puoi disfartene perché devi chiedere. Per tutte queste problematiche che ci sono, è per quello che adesso chi affitta vuole una fideiussione, perché esatto, i famosi 3 mesi in contanti ormai non li accetta più nessuno. No, no? Nel commerciale puoi provare, non puoi neanche lì spingerti di più del deposito, perché il deposito cauzionale è in maniera fissa 3 mesi. Viene depositato, consegnato, il proprietario lo prende e dopo lo restituirà, se tutto va bene, con gli interessi legali, vabbè, poca roba. La fideiussione può sostituire tanto nell'abitativo quanto nel commerciale, puoi arrivare fino a 6 mesi, nel commerciale in teoria anche fino a 12, puoi ventilare, ovviamente il deposito cauzionale non si dà più, e se è fatto con assicurazioni di primaria importanza e banche, sicuramente è una sicurezza, ma solo che molto spesso ha un costo di un certo tipo, le banche certo, non lo erogano per soggetti non solvibili e quindi cioè, sicuramente... E se invece il soggetto diventa non solvibile una volta che ha fatto la fideiussione? La banca è obbligata comunque a pagare i 6 mesi. Ma sì, perché i soldi sono bloccati in un qualche modo. Quindi loro si sono premuniti. Ah, è vero. Cioè la banca non ti dà la fideiussione se tu non l'hai... Cioè non ti dà soldi se tu non hai soldi, in poche parole. È sempre stato così. Cioè se tu vai a chiedere un prestito non te li danno se non ce li hai. No, quindi la cosa importante a proposito di deposito cauzionale, che voglio dire, o fideiussione che sia, che molto spesso vedo clienti che non sanno, si dimenticano e arrivano quando è tardi. Nel momento in cui liberate l'immobile, se lo fate davanti all'ufficiale giudiziario del tribunale che certifica tutto al custode, nessun problema. Ma se invece lo fate tra di voi, cioè della serie, tipo vi dà lo sfratto oppure voi ne volete andare, finisce il contratto, insomma vi incontrate il giorno X per fare la liberazione dell'immobile, mi raccomando che siate proprietari ma soprattutto che siate inquilini, fate un verbale di riconsegna dell'immobile, cioè se quelli se ne trovano sì su internet, dove c'è la data dell'incontro, la presenza, quello che viene rilevato, le letture dei contatori, la restituzione delle chiavi, di quant'altro, il fatto che tutto procede, perché lo stato dell'immobile, perché cosa capita? Ah, va bene, grazie, perfetto, va tutto benissimo, chiudi la porta e 2 giorni la porta dopo viene giù. Se viene giù è contestuale, te lo contestano subito, ma ma ho guardato meglio, ma a quel punto lì una volta che sono state restituite le chiavi e poi mi accorgo che questo aveva rotto la vasca da bagno, non posso più fare niente. Allora, se c'è il verbale di riconsegna che dice che tutto va bene, ma se non c'è nulla, che nel senso... Potrebbe dire, se metti che siamo proprietario inquilino, io te l'avevo detto, l'avevo rilevato, tu non me l'hai dato, e poi sai cosa? Il proprietario ha un'arma dalla sua, il deposito cauzionale, che non ti ridò. Quindi io ho notato per quello che... è che se voi mettete nero su bianco il fatto che
il proprietario si prende anche tutto il tempo, infatti non sopporto quando vado io per i miei clienti quelle così quei sopralluoghi frettolosi, prendiamoci con calma, perché quando firma dopo, mi sono accorta che no, non è che ti sei accorta, cioè che abbiamo portato via dal momento che hai firmato, no. Se c'è qualche problema, esatto. Amen, esatto. Hai avuto l'occasione, la possibilità. Quindi, di esatto, guardare fate ogni il verbale cosa. Di riconsegna dell'immobile, perché è fondamentale. Ma il verbale è bene farlo anche quando faccio il contratto d'affitto, per vedere come mi viene consegnata? Allora, se è vuota, perfetto. Se è vuota, che non c'è niente, non importa in teoria. Se è ammobiliata, l'elenco dei beni mobili dovrebbe essere allegato al contratto. Ecco, poi però uno dice è vuota, quindi non c'è niente di cui disquisire. In realtà, quando vai a riconsegnare l'immobile, il proprietario dice che te l'aveva fatto pitturare da Tiziano. L'inquilino dice che invece non era neanche pitturato, c'erano da delle... Giotto, ma c'era un altro. Diventa un problema. Io dico che è più bello che andare dentro, nel momento in cui te lo fa vedere, fai due foto. Abbiamo sempre questi cellulari che fotografano tutto. Sì, oggi veramente. Fotografate, date un'idea e dopodiché convenite un momento, perché va bene l'entusiasmo. Perché quando è all'inizio, bellissima la casa, mi piace, come bellissima mia moglie, bellissimo mio marito, poi si litiga e nascono i problemi. Quindi fotografate l'appartamento, non è niente di... Certo. Tanto cioè, si sta andando a vivere, quindi non è scabroso la privacy di qua e di là, e se c'è un elenco di cose guardatele, cioè fate le foto e fate l'elenco. Adesso veniamo al caso che sì, anche perché scusa, se per caso ad esempio la lavatrice non è nell'elenco, c'è incompresa, si rompe, dopo viene a dire l'inquilino voglio che il proprietario me la cambi perché è rotta, il proprietario dice non era compresa nel contratto, fregato. Bene, ecco, scusa, ti ho interrotto, ma allora ho avuto i 90 giorni, okay. Continuo a non pagare, sì. L'iter qual è per mettere fuori di casa? Allora andiamo in udienza, verifichiamo che nel termine di grazia di 90 giorni tu hai continuato a non pagare, il giudice convalida lo sfratto, ok. Dopodiché ti dà un mesetto, cioè nella convalida c'è, cioè da qui a un mese si può procedere all'esecuzione, tanto i tempi tecnici per prendere tutte le copie bollate, il mese lo passano ampiamente. Dopodiché si vanno a prendere le copie, viene notificata una copia della convalida di sfratto unitamente al precetto di rilascio con l'intimazione di rilascio dell'immobile, e dopo parte la trafila con l'ufficiale giudiziario, nel senso l'ufficiale giudiziario viene con tutta la sua carpettina e ti dice c'è il preavviso di sfratto, lei è stato sfrattato, sappia che verrò al tal giorno, dopodiché torna al tal giorno. Io non mi faccio trovare. Ecco. Allora, grandissimo, ottimi suggerimenti, io mi dissocio dal conduttore. Allora, se facciamo che ti fai trovare. Va bene. Se è un commerciale della prima, io ti sfratto, okay. Io ti caccio via. Se sei un inquilino invece che ci abiti, poi magari c'hai il bambino piccolo, la nonna a carico e il cane, devo almeno rinviare due o tre volte. È chiaro che se tu non due o tre volte sono mesi ogni volta, sì, ecco, sì. Quindi. E tieni conto che infatti quando si parte con la convalida, l'esecuzione, diciamo così, cioè quindi fisicamente cacciare fuori dalla casa l'inquilino, la prima volta in un abitativo non si va mai convinti di farlo, perché certo. Succede sempre qualcosa e c'è il rinvio. Infatti tutti gli annessi all'esecuzione dello sfratto, penso all'ambulanza per la nonna che è allettata, penso all'intervento dei veterinari se c'è un animale deve essere curato, penso al fabbro che deve aprire la porta e cambiare il barilotto, penso al custode che deve inventariare i beni che si fa, e più la forza pubblica perché devi chiamare anche certo. I carabinieri e la polizia, si fa sempre dal secondo, terzo intervento, perché sai che il primo non comunque è mai... Non è immediato, non è semplice. Non è immediato, non è economico. Conviene occupare l'appartamento e lì non hai nessun problema. Perfetto, è vero. Ma la porta l'hai trovata aperta o l'hai proprio... No, era aperta. Okay. No, dico, è molto complicato. Ecco, capisco perché delle volte passano anche più di un sì. Anno prima di liberare... Ti ripeto, il Covid ha bloccato due anni e non so se hanno ripreso l'arretrato. Ti dico anche che, sinceramente, per quello che io insisto su...
chiedete delle fideiussioni, non dei depositi cauzionali, perché avete più margine economico, allora, sì. E poi se la banca ve lo rilascia vuol dire che il soggetto è solvibile, se quindi, anche la banca non ve lo dà, arrivederci. E poi dalla prima o dal primo salto della prima mensilità, non dico la prima, fate la seconda, cominciate a muovermi, perché la cosa è lunghissima. Non è così semplice. Il mio consiglio è, se volete approfondire, di contattare il nostro avvocato, che vi spiegherà meglio tutta la situazione. E come facciamo? Telefonando al numero 051 26 54 48 oppure mandando una mail all'indirizzo info@avvocatoziosi.it. Bene. Ringraziamo il nostro avvocato, come sempre, di solito in radio lo dicevo sempre, noi arriviamo qua, avvocato non sa mai nulla, sono tutte cose che io mi scrivo al volo ed è effettivamente preparatissima, complimenti. Ci vediamo alla prossima trasmissione. Perfetto, alla prossima trasmissione. Arrivederci a